Buongiorno a tutti, il post di questo mese è dedicato al numero attualmente in edicola di Salute Naturale che tratta il tema del colesterolo. Abbassare il colesterolo può consentirci di guadagnare 10 anni di vita. È uno slogan ma è assolutamente veritiero perché dovete pensare che il colesterolo è un po' la punta dell'iceberg di tutta una serie di metaboliti tossici che durante l'inverno sono particolarmente presenti all'interno del nostro organismo, quindi riuscire a ridurli ci fa non solo guadagnare anni di vita, ma evita che i nostri organi si appesantiscano, li disintossica e via dicendo. Il colesterolo, dicevo, è la punta dell'iceberg di una serie di elementi che ristagnano nel sangue e nella linfa: i grassi, i trigliceridi, gli acidi urici, i metaboliti in generale, sono in qualche modo all'interno di questi fluidi organici, sangue e linfa, estremamente presenti. Quindi è importante sfruttare il momento, l'arrivo della primavera, per alleggerirci di tutte queste sostanze. Un po' come la terra si ammorbidisce in aprile, e quindi i ruscelli, i fiumi, le sorgenti si ingrossano d'acqua, diventano più tumultuosi. Così anche nell'organismo c'è un impulso nuovo. Sangue e linfa tendono a velocizzarsi, a fluidificarsi, e sfruttare questo impulso è opportuno. Quindi, altrimenti, che cosa ci rimane addosso durante la stagione invernale? Questo ristagno provoca ritenzione, edemi, una stanchezza generalizzata, e quindi liberarsene è proprio l'obiettivo che Salute Naturale si propone in questo mese. Quindi vi presenteremo un programma di una settimana o di 15 giorni per depurare il sangue e la linfa. È la via migliore per evitare un invecchiamento precoce dei tessuti, per favorire quindi un miglioramento del benessere, ma per tenere alla larga anche disturbi importanti, gravi, come possono essere l'infarto, l'ictus e l'aterosclerosi. In particolare poi ci sono due organi da tenere d'occhio in questa stagione, in queste settimane, che sono i due organi su cui ruota il cambiamento di stagione, che fanno un po' da perno di questo periodo di rinnovamento. Sono il fegato e i surreni. Sono due organi chiave perché sono due veri e propri laboratori biochimici e quindi hanno bisogno nei momenti di cambiamento di essere supportati. L'energia del fegato, il fegato è una centralina che svolge un sacco di funzioni, pensate come depositi, immagazzini energie, la rilasci a seconda delle esigenze, quindi in questa fase delicata è lui che gestisce appunto l'immissione di energia rapida con gli zuccheri o più lenta con i glucidi, con i glicidi. E l'altro organo che è assolutamente presente in questa partita sono i surreni. I surreni sono gli organi che fanno da cuscinetto rispetto allo stress. Nel surrene viene preparato il cortisolo, piuttosto che dal surrene viene in creta l'adrenalina, dal surrene viene in creta l'aldosterone. Sono tutti ormoni che giocano nell'equilibrio dei liquidi interni del corpo. In questo momento di cambiamento quindi ci sono più stress e il surrene gioca su questi elementi rilasciando e favorendo quindi la presenza di maggiore energia all'interno dell'organismo, piuttosto che aumentando o diminuendo la pressione, piuttosto che aumentando o diminuendo, riassorbendo attraverso l'aldosterone, il volume plasmatico. Insomma, giocano un ruolo importante nella partita di questo mese. Allora vedremo come si possono supportare l'unio con l'olio essenziale di origano, piuttosto che con l'erba medica, questo nel caso del fegato, piuttosto che con il mango e l'essenza di verbena. Questi due organi trovano la loro funzionalità massima. Vedremo all'interno di queste pagine come fare. Naturalmente il numero in edicola in questo mese è ricco di altri elementi, una parte dedicata alla cosmesi, una parte dedicata ai protagonisti del mese,
L'alimentazione naturale ha sempre uno spazio riservato, insomma, come tutti i mesi, Salute Naturale vi accompagna passo a passo durante i cambiamenti di stagione per sapere come muoversi per mantenere il nostro organismo sempre in forma e in efficienza. Bene, grazie molte per l'attenzione e arrivederci al prossimo post.